Intanto benvenuti a tutti. Per chi, vabbè, non conosco, tanto piacere, per quelli che magari sanno chi sono, eccetera, benvenuti. È sempre un piacere avere a fare quattro chiacchiere. Stasera, più che altro, magari così, volevamo dedicare quest'ora, io e Luca, alle varie problematiche magari che potete incontrare nella vostra gestione degli acquari. Quindi magari affrontarle sotto due punti di vista, magari anche tre, visto che c'è anche Mario Mandici che ci può dare un aiuto con la chimica. Per cui io, niente, per chi non conosce, c'è Luca, che ha anche il nome Veronica, ma evidentemente ovviamente utilizza un altro nickname, perché chiaramente sarebbe una Veronica un po' cesta, detto fra di noi, quindi insomma, ecco. Se fate i bravi, a fine serata vi faccio vedere la Veronica, quella vera, che sarebbe poi sarebbe mia nipote, sarebbe, Ah, che è fantastico. anche carina, poi comunque ha 23 anni, quindi è ben più giovane, Sicuramente sarà bellissima, di me. Luca. È Sicuramente meglio, sarà bellissima. sicuramente è una visione migliore, più gradevole. Lo fa come assicuro. Quasi quasi è più bello vedere un acquario pieno di alghe che te stasera. Con i Rimanere in cianobatteri, capito, a argomento. profusione. Esatto. Comunque, niente, io, cioè, se avete necessità di chiedere qualcosa, facciamo così: aprite i microfoni, chiedete, perché vogliamo fare una serata proprio dedicata a tutti coloro che ci seguono, per cercare di evidenziare problemi che poi magari il mio problema può anche essere il problema di tutti. Per cui, se avete domande, se avete risposte anche, perché no? Chiedete pure, perché insomma siamo qua per aiutarvi, per aiutarci, perché per ogni domanda che viene fatta, per quanto uno possa essere esperto, la risposta può servire sia a lui sia magari al suo interlocutore. Quindi. Possiamo anche, giusto un'interruzione, magari, siccome siamo in tanti, scrivete le domande pure in Anche, chat, così certo. pian piano andiamo a rispondere uno per uno, evitiamo, così poi chi prende la parola su quella domanda Assolutamente. parla e così rispondiamo Assolutamente. a tutti. Giusto, bravo, bravo. Grazie Anto, perché come vedi, diciamo gli interventi che danno una mano un po' nella gestione generale aiutano a coordinarci meglio tutti quanti. Quindi, cioè, se avete domande, fatele pure. Allora, io non so, Luca, tu hai qualcosa su cui parlare? Vuoi intavolare un discorso? Qual è la domanda che ti fanno di più? Guarda, forse questa sera c'è qualcuno collegato che mi aveva fatto delle domande sia stamani su un gruppo che anche ieri sera, perché ci è capitato di parlare di illuminazione Chi meglio di te a questo punto? e quindi sono sorte delle domande, perché man Certo. mano che le conoscenze aumentano e anche man mano che la tecnologia prosegue ad andare avanti, si aprono nuove possibilità, ci sono tante offerte, vengono pubblicizzati nuovi prodotti e quindi cominciano a sorgere delle domande. Fra l'altro stiamo assistendo a un cambio di tecnologia, perché siamo andati avanti per 35-40 anni sostanzialmente con i tubi fluorescenti, quindi con i neon, e ormai da 5-10 anni quasi tutti sono passati ai LED o comunque stanno per fare questo salto. E si parlava di spettro luminoso e di esigenze delle piante. Qualcuno ha chiesto come mai e che utilità possano avere alcuni prodotti nuovi. Io, fra l'altro, non ricordo più neppure la marca. Il mio computer ha deciso di resettarsi proprio adesso sul più bello, perché hanno introdotto nello spettro luminoso alcune marche anche delle frequenze che normalmente non sono coperte dalla maggioranza dei prodotti. Quindi ci sono delle plafoniere che per acqua dolce, che hanno anche i 380 nanometri, quindi siamo al confine fra l'ultravioletto e la luce visibile, e hanno anche l'opzione di dare la luce rossa sui 720-730 nanometri.
si è discusso anche con Mario di quale utilità e di quali rischi ci possano essere nell'utilizzare queste cose, che sono delle opzioni. Allora, per quanto io spero che ci sia, adesso mi sfugge il nome perché appunto ho il computer resettato, il ragazzo che aveva fatto questa domanda, in agronomia negli ultimi anni hanno studiato, grazie Mario, mi suggerisce Mario, Stefano Antonielli era quello che ha fatto la domanda. In agronomia hanno sperimentato l'utilizzo non solo della luce rossa 630, 655, 660 nanometri, che corrisponde all'arancio e al rosso come colore nello spettro di illuminazione, ma anche con qualcosa che sta un po' più su, che sono i 720-730 nanometri. Allora, per chi dovesse proprio avventurarsi con questi prodotti particolari, diciamo, è bene che si assicuri che siano disinseribili, perché quelle frequenze portano dei vantaggi per alcune specie vegetali, non ne portano per altre, e hanno una piccola percentuale di rischio che ci faccia crescere di più le alghe nell'acquario. Ora, sperimentazione diretta non ne ho fatta perché ovviamente questi prodotti sono nuovi e prima queste opzioni in acqua dolce non le avevamo. Però avevo studiato l'argomento perché anch'io ero incuriosito. Queste sono ricadute tecniche di quelle che sono le ricerche che avanzano nel campo della botanica. Normalmente sono applicazioni particolari. Sono dei plus. Quindi non è nulla di assolutamente necessario. È una curiosità per chi volesse sperimentare, se dovesse ritrovarsi questa opzione, può fare delle prove facendo comunque sempre un minimo di attenzione. Perché le alghe sono sempre dietro l'angolo, no? Esatto, perché si parlava anche di alghe. E purtroppo tante volte si dice: qual è lo spettro che non ci fa crescere le alghe? Bravissimo, Nessuno. bravissimo Maurizio. Quello spettro non esiste, perché le alghe noi le odiamo in acquario, almeno insomma il 99% di No, noi io no, sappiatelo, non eh. le Io no, dico probabilmente. lo so, anche perché poi adesso diciamolo apertamente, oggi c'è questa tendenza di avere degli acquari anche esteticamente molto molto curati. C'è la moda dell'aquascaping, bellissimo, però non ha molto a che fare il tutto con la salute dei pesci. Un po' di alghe alla salute dei pesci non nuociono assolutamente, anzi, spesso sono benefiche e vanno a compensare qualche piccolo errore di gestione che noi commettiamo. Oltretutto sono anche la base alimentare di certi pesci che sono anche piuttosto diffusi in acquariofilia. Quindi Ad esempio, non vanno ecco demonizzate. esatto, allora vanno controllate, sì, perché un acquario pieno di alghe chiaramente non piace a nessuno, a parte me. Come io per esempio ho qua di fianco, ho delle bellissime Galaxy in un acquario che è un po' un alghificio, però sinceramente non mi interessa in questo caso avere la pianta rigogliosa che fa i fiori come invece magari dall'altra parte nel mio stream. Pertanto, luce, azione vegetale, cambi d'acqua e via così. Però le mie Galaxy stanno bene, tanto è vero che ho delle femmine che mi sembrano delle balenottere azzurre, quindi tanto per darci un'idea. Le alghe non vanno demonizzate, vanno gestite, vanno controllate e sono degli indicatori biologici su cosa stiamo facendo in acquario, ma assolutamente i pesci non fanno bene. Vi racconto un aneddoto, per esempio. Io ho avuto per tanti anni fa, quando levavo i ramirezzi, una covata di ramirezzi che addirittura nelle prime 2 settimane non mangiava neanche l'artemia, perché evidentemente si era imprintato in qualche modo su una prateria di BBA verdi e nere che ricoprivano una lastra di circa 20 centimetri quadrati,
E loro andavano lì a mangiare e non mangiavano l'artemia per circa 10 giorni. Non mi ha mangiato io, non mi ha mangiato artemia. Sono cresciuti e poi hanno iniziato a mangiare artemia. Cioè, questo per dirvi quanto le alghe possono essere utili. Ricordatevi che i famosi cianobatteri che tutti odiamo, se non ci fosse stata la lorazione 3 miliardi e mezzo di anni fa, non ci sarebbe ossigeno sulla Terra. E sono le prime forme viventi che hanno generato ossigeno. Tanto ci sono anche dei resti fossili che si chiamano stromatoliti, degli antichi cianobatteri che si possono rinvenire, se non sbaglio, nei mari tropicali, adesso non so dove, in Australia o da qualche parte. Sono le prove scientifiche che i cianobatteri hanno la loro utilità, volendo, fermo restando che a noi ci fanno schifo. Ho visto arrivare già la prima, ho visto già arrivare la prima domanda Bene, ah, ok. di Deborah. Debora, aspetta, Allora, si dice. aspetta, aspetta, scusa, ti interrompo. Debora, apri il microfono un secondo, Sì, gentilmente. eccomi. Hai fatto la domanda, qui magari apri il microfono così almeno riusciamo a interagire. Sì. Ma raccontaci cos'è di bello adesso dopo quell'incredibile, Oggi allucinante incidente. sono No, nati, non è che sono nati, sono usciti. vendica! Sono usciti, sono usciti. Sono usciti, sì, sono nati un po' prima. Sì. Esatto, Una i famosi battaglia oggi. Helvigachromis pulcher che hanno papà e mamma che stanno No. legnando un po' tutti, però non hanno pinne rotte per cui noi siamo tranquilli. Ok? No, perché la storia di Deborah purtroppo, proprio per debellare le alghe, no, correggimi Deborah se sto No, è dicendo, così, vai, vai, che la conosci meglio di me. ha utilizzato un prodotto, ora non so se è stata colpa del prodotto. Forse è stata colpa di Deborah, non abbiamo una prova matematica. Fatto sta che l'acquario si è intossicato in qualche maniera e purtroppo Deborah ha perso tutti i pesci. Era così scoraggiata, perché aveva un acquario bellissimo, tra l'altro, era così scoraggiata che voleva metterlo in cantina. Quindi, cioè, non combattete mai le alghe con sistemi chimici, tipo la glutaraldeide. Anche l'acqua ossigenata, volendo, cioè, lasciatelo fare agli esperti che fanno aquascaping, ai professionisti che fanno aquascaping, perché per utilizzare certi sistemi bisogna essere esperti. Il problema è che tanti rimedi, oggi sentivo parlare addirittura della mucchina in acquario, non è che non si usa, ma si usa nelle vasche a fermo biologico per disinfettarle, magari da delle situazioni patologiche, magari in negozio piuttosto che in serra, piuttosto che da altre parti. La mucchina non si usa in un acquario a casa. Se dovete pulirlo, usate limone, aceto, pH minus, gli acidificanti per acquario che non vanno mai inseriti in acquario per modificare il pH perché non servono a niente, ma servono a pulire, a disincrostare. Detto questo, la Deborah oggi, nell'arco di un mese e mezzo dal Sì, disastro, circa, ok, neanche un 2 mesi, paio di sì. mesetti. Ha un bellissimo acquarietto, qualche alghetta c'è perché va bene, No, però ci ok, sono tutte, va bene. tutte. Però abbiamo dei bellissimi pesci, dei bellissimi bentosi. Poi cos'è che hai oltre i bentosi? Un bellissimo branco di Corydora svarzi, giusto? Sì. E poi oggi, fantasticamente, dal suo antico progetto che voleva mettere i Pelagicromis, abbiamo una bella nidiata di Pelagicromis che sta girando in acquario. Quindi queste cose, attenzione a usarle perché possono veramente creare dei disastri. Queste cose, queste sostanze, teniamoci qualche alga, teniamocela sotto controllo, magari la togliamo con una forchetta o la tagliamo o che ne so, però ricordate che le alghe entrano quando le piante non lavorano al Comunque 100%. servono perché i piccolini brucavano proprio tutte le alghe, quindi. Esatto. Ma perché c'è una microfauna in mezzo alle alghe? Lo so questo. Lo So, so. nelle vasche dove ci siano anche dei piccoli in accrescimento sono una risorsa, non sono da combattere. Non Esattamente. sono Anche perché una l'azione risorsa alimentare. vegetale aiuta a contrastare gli azotati. Gli azotati in fase di crescita sono nemici mortali dei pesci. Cioè, se per un pesce adulto 200 mg litro di NO3, non è NO2, è NO3, sono sopportabili. Per un pesce piccolo possono produrre tare di accrescimento. Ok? E quindi le alghe, l'azione vegetale, sia esso alga o pianta, ci aiuta a contrastare eventuali eccessi. Poi il cambio d'acqua ci devono sempre essere. Perché io, per esempio, adesso ho i inotropici, intanto guardo qua di fianco, ma perché ho i miei cosini qua.
Io in Eutropis tutti i giorni, per esempio, faccio un cambio di oltre il 50%, oltre ad avere un po' di alghette, un po' di piante, eccetera, eccetera. Quindi, detto questo, gestite sì, combattute anche, ma non demonizzate, perché le alghe sono utili, entrano dove ci sono carenze di gestione per riequilibrare tutto il sistema. Poi non so se Luca vuoi dire qualcosa, intanto poi magari facciamo, quando Luca ha finito, diamo la parola a Danilo che ha fatto una domanda che adesso leggiamo. Sì, Mario, se allora, vuoi intervieni, Mario, Marione, capito? Cioè se vuoi aggiungere qualcosa. intanto rispondo alla domanda di Deborah sulle lampade e sul perché Ah si sì, dica scusa, giusto, giusto, giusto. 9000 Kelvin no, mentre 6500 Kelvin sì. Allora, questa è una semplificazione. Allora, in assoluto i gradi Kelvin non ci dicono esattamente cosa stia emettendo una lampada, quindi lo spettro delle frequenze esatto, la composizione spettrale, che sono molto più importanti per una lampada che il colore della lampada. In effetti, i gradi Kelvin ci dicono semplicemente di che colore è la lampada, quindi il corpo illuminante, quando è acceso. I colori freddi, hanno una gradazione molto alta, quindi sono sopra i 5000 Kelvin. I colori intermedi sono lì fra i 4 e i 5000 Kelvin, 3500. I colori detti caldi, quindi il giallo, diciamo il giallo quello che si usa tante volte in casa, che è una luce un po' soft, sono 3000 Kelvin, a volte anche di meno. Il tutto però non ci dice esattamente che cosa stiamo dando all'acquario, che cosa stiamo dando alle piante. In passato, siccome avevamo uno standard no, non determinato, diciamo, in maniera assoluta, però generalmente i tubi al neon, perché da quello, partiamo da quello, i tubi fluorescenti di solito i 4000 e i 6500 Kelvin avevano, nella maggior parte dei casi, non tutti, avevano uno spettro piuttosto buono anche per favorire la crescita delle piante, senza incentivare troppo lo sviluppo delle alghe. Quindi da lì ci siamo mantenuti queste definizioni. Oggi, fra l'altro, anche lì c'erano delle distorsioni, perché ci sono dei colori che non possono essere descritti esattamente con un numero di Kelvin. Per cui le lampade, forse non so se le ricorderai, una volta si usavano le lampade fitostimolanti, quelle di quel colorino rosa, rosa violetto. Allora, alcuni produttori le classificavano come 2500 Kelvin, e una lampada praticamente identica per un altro produttore era una 18000 Kelvin. Questo perché sono dei colori particolari che non rientrano esattamente nelle classificazioni. Allora, in genere comunque le lampade che si usano per l'acquario sono fra i 4000 e i 6500 Kelvin. Anche nei LED, in genere lo spettro più adatto, ma ricordati la parola in genere, lo hanno i LED fra i 4000 e i 6500-7000 Kelvin. Poi nella realtà bisognerebbe andare a vedere per ogni produttore. Alcuni produttori lo fanno, quello che è esattamente lo spettro emesso dalla lampada. Cioè, quelle curve con quei colorini che noi vediamo, insomma, quelli ci dicono esattamente cosa stia emettendo la lampada. Allora, di solito una lampada 9000 Kelvin, un LED 9000 Kelvin, ha un fortissimo picco, quindi ha una grossa quantità, una grossa percentuale di luce emessa, che è verso la radiazione blu. Allora, in assoluto non è il demonio, anche in acqua dolce. Ovviamente va saputa gestire, quindi è più facile che chi non abbia grandi capacità, con una lampada a 9000 Kelvin, basta un piccolo errore nella gestione, nella scelta delle piante e così via, e si ritrovi la vasca. Di solito facciamo nomi e cognomi proprio commerciali. Gli acquari Jewel vengono venduti con un 6500 Kelvin e con una 9000 Kelvin.
Io ho visto acquari bellissimi fatti con sole quelle due lampade, ovviamente da persone che hanno una discreta capacità di gestirli. Il consiglio che do a tutti, a quelli che comprano l'acquario Jewel, è togliere il 9000 Kelvin e usare al suo posto, sempre della stessa Jewel, il LED Color, che è una lampada. Al di là del fatto che sia magari scritto che serve ad esaltare i colori dei pesci, ed è vero, anche i colori dei pesci si vedranno più brillanti, ma è una lampada che emette parecchio proprio nelle frequenze più importanti per la maggior parte delle piante d'acquario. Quindi diciamo che ci si risparmia qualche problema facendo questa piccola spesa, questa piccola sostituzione. Già si parte comunque con una gestione più facile. Ok, Mario, apri il No, microfono. volevo dire una cosa, che purtroppo quando si acquistano le vasche all in one, quelle tutte complete come quelle che ha acquistato Deborah, i produttori cosa fanno? Per cercare di tenere i prezzi, diciamo, concorrenziali, giocano molto su questo discorso delle lampade a temperatura elevata, perché comunque è una luce che all'occhio umano sembra forte, molto più accesa di una 6500, insomma. E quindi loro giocano con questo, cioè giocano un po' sporco, diciamo la verità, insomma, no? Ti passano questa 9000, tu la compri, dici, ma guarda che bella illuminazione che è il mio acquario, e poi casomai i 9000 Kelvin sono un po' troppo per un fresh water. Questo è un po' il problema, quindi si risparmia, però poi dopo alla fine non si risparmia un cavolo, perché vedi, ora Deborah probabilmente domani o dopodomani esce, prende la sua striscia di LED da 9000 K, li butta nella spazzatura e va a comprare la lampada che le ha suggerito Veronica Frosini, molto carina. E devo dire, Mario, che con tutto che non mi occupi di acquari da poco tempo, quando vedo quella lucina così bluette di alcuni 9000 Kelvin, resto affascinato anche io. E devo No, ma resistere. Sì. È l'illuminazione è bella, bella. però poi dopo E i poi guai si risente. notano. Sì. Ok, mi sembra che abbiamo risposto, no, Debbie, giusto? Ok, allora veniamo invece alla domanda di Danilo che ci dice: ho difficoltà nell'acidificare una vasca di 18 litri, 13 netti, con osmosi KH3, GH6, sali Axion. Ho usato 6 pignette più 3 foglie di K e una L che. Una K, small, scusate, tre foglie di K, una S e una large. Non ottengo i valori desiderati sotto il 7 per i beta. Devo ricorrere alla torba, non vorrei usare CO2. Seconda domanda: chi fra questi si mangia la polisperma, Corydora, Spetitelle, Siamensi sotto 5 Scatuoides? Trovo le foglie mordicchiate. PS, i miei pesci mangiano molto bene. Allora, rispondo molto velocemente alla seconda domanda, poi l'altra invece magari Luca, che sei un po' più tecnico, va un po' più nel dettaglio dell'acidificazione, o Mario, vedete voi. Allora, è probabile che siano le petitele, ma bisognerebbe vedere la foglia, perché magari potrebbero anche essere carenze nutritive, però sicuramente fra quelli che hai detto potrebbero essere petitelle o al limite anche cacatuoides che vanno a mordicchiarle. Ma generalmente mordono i germogli perché sono più teneri. Le foglie ormai mature difficilmente le mordono. Qui bisogna capire anche se sono foglie vecchie o foglie nuove. Però, fra quelli che hai evidenziato, direi che le petitelle e i cacatuoides sono quelli che potrebbero essere i colpevoli. Metto potrebbero perché il condizionale è sempre d'obbligo. Visto che parliamo di animali vivi. Mentre invece per la prima domanda, non so, volete sentire, volete. Allora, intanto per il beta, non ti preoccupare che anche se va su oltre il 7, fino a un 7,4, 7,5, non hanno problemi, ok? Certo è che per tutta una serie di discorsi, per esempio anche da un discorso di fertilizzazione, stare sotto il 7, come mi insegna Mario Mandici, aiuta a mantenere assimilabili dalle piante, poiché i chelanti non vengono slegati, tutti i fertilizzanti. Però non è, cioè non è che se metti pH 7,5 il tuo betta muore, ok? È molto più importante il cambio dell'acqua e l'alimentazione.
Detto ciò, però, se vogliamo mantenere un'acqua con dei valori lievemente acidi, che sicuramente al betta male non fanno, e su questo siamo tutti d'accordo, io lascio la parola a Veronica e a Mario. Vabbè, visto che si parla di chimica, per forza lasciamo la parola. Lasciamo la parola al chimico, insomma, allora, a colui che insegna. A colui che insegna. Allora, riferendosi alla domanda fatta da Danilo, un KH3 è un KH, diciamo, che ha un'azione tampone non molto forte, per cui va bene per abbassare il pH. Abbassare il pH con questi sistemi naturali come le foglie di catappe, le pignette di ontano, vanno ugualmente bene. Il problema è che questi diciamo, vegetali rilasciano da un lato sostanze, i famosi tannini, no? Gli acidi umici, fulvici, che sono degli acidi generalmente diprotici, quindi liberano due ioni idrogeno per molecola. Però l'altro problema è che comunque non sono controllabili. Cioè io non posso prevedere in base a quello che metto quale sarà il pH che raggiungerà la mia vasca e quindi mi costringe continuamente a fare misurazioni. Oltretutto questi acidi diprotici non è che funzionano a vita, per cui dopo un certo periodo di tempo il pH tende nuovamente a risalire. O aumenta la quantità del materiale o fa dei decotti, prende le foglie, le fa bollire in modo tale che questi rilasciano più rapidamente questi tannini, o altrimenti deve ricorrere alla torba, che sicuramente è più efficace, perché la torba c'è una doppia attività, funziona molto bene sia per abbassare il pH e per abbassare anche il KH. Però quando siamo un KH intorno al 2-3, utilizzare la torba, soprattutto quella attiva, può essere pericoloso, perché la torba va a ridurre il valore del KH, quindi viene a mancare l'azione tampone del bicarbonato e il pH potrebbe crollare su valori molto acidi. Il sistema migliore, purtroppo, mi dispiace per Danilo, è che se vuole controllare il pH e tenerlo stabile deve ricorrere alla CO2. Ok, grazie Mario. Allora passiamo intanto a un'altra domanda, giustamente, questa però mi sa che è per Luca, di Luigi. Ciao Luigi, grazie per la domanda, se vuoi aprire il microfono anche per interagire eventualmente. La luce con nanometriche basse vicino agli ultravioletti dovrebbe essere uno strumento ideale contro le alghe. I raggi ultravioletti inibiscono la crescita di alghe unicellulari. Allora... Che è vero, no? Che si utilizzano gli UV, anche se io non li ho mai usati per far andare via le alghe verdi, perché basta ristabilizzare la vasca e van via da sole. Magari ci si mette un mese o anche un po' di più. Certo, se noi vogliamo fare cose alla svelta dobbiamo ricorrere ad altri sistemi, però nel momento in cui andiamo a riequilibrare l'acquario poi van via da sole le alghe cellulari. Però intanto Luca, se magari vuoi entrare nel vivo del discorso di questa cosa... Riprendo anche il discorso che stavamo facendo prima. Innanzitutto, purtroppo ci sono alghe in grado di sopravvivere a tutti i tipi di luce, e purtroppo è anche per fortuna, perché altrimenti... Ma sopravvivono anche al buio, che... esatto. Tra l'altro. Perché altrimenti la vita sulla Terra sarebbe impossibile, e soprattutto sarebbe impossibile compensare i danni che l'uomo fa costantemente all'ambiente. E tante volte sono proprio le alghe o i batteri a risolvere i danni che purtroppo arrechiamo. Allora, dipende. Allora, la luce ultravioletta ha varie bande, è divisa in diverse bande. Quella che a volte viene emessa anche da alcune lampade, lungi quelle che si usano normalmente per l'illuminazione, lungi dal risolvere il problema delle alghe, spesso qualche volta più che li causa, diciamo, li può ingigantire, li può acuire. Ci sono delle lampade che si utilizzano, ultraviolette, che si utilizzano apposta per sterilizzare l'acqua, che sono utili se si sta combattendo, per esempio, contro le Volvox. Sono particolarmente utili perché quando si dovessero presentare,
con pochissimi giorni di utilizzo ci elimina queste alghe unicellulari. Il problema è che in acquario le lampade che noi utilizziamo normalmente per l'illuminazione, se hanno degli ultravioletti, hanno degli ultravioletti molto vicini sia a quella che è la nostra banda visiva. Si assume che il limite inferiore della vista sia circa 400 nanometri, ma poi è una media, poi in effetti è soggettivo, c'è qualcuno che riesce a percepire abbastanza bene anche qualcosina più sotto. E, le lampade normali da illuminazione che emettono anche 380-370 nanometri non ci aiutano a tenere sotto controllo le alghe, anzi, ricordo che dalle ricerche fatte dalla Dennerl, credo, anni fa, era risultato che uno dei motivi per cui alcune lampade fluorescenti, alcuni neon, andassero a far sviluppare così, con così tanta facilità alcuni tipi di alghe, era proprio l'emissione, in questo caso indesiderata, perché era una conseguenza della miscela di gas, eccetera, eccetera. Era proprio l'emissione di luce ultravioletta, ma comunque molto vicina al blu.